noi piace parlare di uomini speciali, ovvero di quegli uomini coraggiosi che lasciano una traccia di luce in questo tempo presente che è fatto di buio e di lutto. E oggi ci piace raccontarvi di uno di questi uomini, un uomo che si fa chiamare semplicemente Don Franco. Lui è arcivescovo di Agrigento. A noi piace moltissimo quest'uomo, Don Franco. Don Franco è l'uomo che pratica la liturgia della parola civile, quella parola nobile, coraggiosa, che urla contro l'arroganza e la viltà degli uomini della mafia. Don Franco, l'uomo della parola civile, così come aveva fatto Giovanni Paolo II davanti a questo Cristo bellissimo, struggente e miracoloso di Santa Margherita di Belice, ha rinnovato il chiaro, il forte no della Chiesa alla mafia. Don Franco è uno di quegli uomini che non amano stare in capo o in coda. A lui piace stare in mezzo agli uomini, agli ultimi, ai dolorosi. Don Franco è un sacerdote semplice, di una chiesa francescana e umile, un antieroe di questo tempo presente, un tempo presente che corre veloce sulle strade della seduzione e delle lusinghe, seduzione del successo e della piazza, lusinghe del mercato del cuore e del baratto dell'onestà. Don Franco è l'uomo dallo sguardo lucente che fa diventare epifania di bellezza e cattedrale di vita ogni luogo, ogni stanza, ogni realtà, una realtà che spesso è contaminata dalla banalità umana. Cari amici, questi sono quegli uomini che vale la pena di vivere e di ascoltare, perché loro rappresentano la vera bussola della nostra vita. Alla prossima.